Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, che ne paura quando la neve come si chiude. Come si chiude? Quando la piccola, quando la piccola, quando questo lavoro che avete proiettato qua questa sera, no? Noi l'abbiamo accettato, adesso lo critichiamo e vediamo un po' fino a che punto può essere valido.
Dico, nel momento in cui viene presentato a un pubblico che è diverso da quello lì del nostro paese di guardia, no? Che non vive, non conosce i problemi che abbiamo appena trattato, cioè dico, in che modo vi proponete di esporlo o di farlo capire alla gente che vede questi lavori qua? Guarda, nei limiti del possibile, ecco, e questo te lo dimostra il fatto che noi chiediamo la vostra collaborazione, dovrebbe essere spiegato dagli stessi protagonisti della vita del paese. Cioè dovrebbe essere spiegato attraverso le dichiarazioni, le testimonianze, le interviste che sono state registrate durante il lavoro. Non so, c'è qualche suggerimento che vorreste dare, non so, su qualche tema che non è stato affrontato per verificare se il lavoro che abbiamo fatto è, si può considerare completo? Ecco. Certo, adesso voi non sapete tutto il materiale che abbiamo, è difficile dirlo. Cioè sugli ambienti scolastici di guardia, dei giovani oppure degli studenti, cosa ne pensate? Se fate qualcosa, qualche ricerca sulle attività giovanili, sulle scuole oppure sui studenti, come stanno, come vivono, che dicono? In quali ambienti si trovano, che difficoltà hanno, cioè padri agricoltori, e poi inserirsi nella scuola, perché è grande questo inserimento, è difficoltoso, insomma, questo penso io. Io direi questo. Se a te è un problema che sta a cuore, ecco, tu potresti addirittura, se vuoi collaborare, interessarti con dei tuoi amici, con altri ragazzi, di organizzare un incontro, e guarda, noi staremo qui quasi tutta la settimana prossima, sicuramente fino a giovedì. Il capo appoggiato tutto qua, no? Abbiamo qui a guardia un'economia strettamente agricola, una realtà agricola in cui si dovrebbe inserire una scuola di tipo agricola, non una scuola di tipo umanistica scientifica. Cioè non ci sa, manca proprio del tutto una programmazione nei fini della scuola. E qui 5 anni fa all'incirca hanno messo 2 istituti di scuola media superiore, il liceo scientifico e il professionale per il commercio, dove io frequento l'ultima classe, cioè la terza classe. Non so, la preparazione, arrivato a un certo punto, ci dà una preparazione a livello commerciale come segretario d'azienda e così via, però non è una preparazione arrivato a un certo punto che ci può permettere di inserirci nel domani nel mondo del lavoro. No, non le possiamo riallacciare, cioè, all'ambiente in cui ci troviamo, perché qui al massimo può trovare posto 1, 2, 3 persone, perché fabbriche non ce ne sono, aziende non ce ne sono. Quindi siamo costretti per forza a emigrare su in Alta Italia, dove l'industrializzazione è maggiorata. Io credo che, cioè, farei una proposta di portare in questa zona magari più istituti agrari, perché ce n'è uno solo soltanto qui a Piedimonte, e sarà una quarantina chilometri. Io penso che generalmente noi qui a Guardia, cioè tutti i contadini di Guardia, stanno su per giù, su tutto lo stesso livello. Cioè ognuno possiede all'incirca 2-3 ettari di terreno. Prendendo l'esempio nella mia famiglia, cioè che mio padre ha 3 ettari di terreno, però siamo 4 figli in casa. Quindi automaticamente, cioè quando un giorno che arriviamo è giunta l'ora che ci potremo sposare, sistemarci, il nostro padre non ci può dare altro che, diciamo così, un moggio di terreno, cioè nella misura locale. E quindi con un moggio di terreno non è che si può andare avanti. Siamo costretti quindi a andare un po' a scuola per tenere un po' quella speranza nel domani, un posto di lavoro oppure qualche altra cosa. Guarda, c'è un buon gruppo di giovani, cioè la gioventù a Guardia non è che ha subito molta immigrazione, però sono la maggior parte di questi giovani o studiano, quindi stanno all'Università di Napoli in attesa di un lavoro, o sono già laureati che non trovano posti di lavoro e restano qui a Guardia. Per esempio noi possiamo vedere i bar, no? I bar qui a Guardia sono sempre pieni di giovani, il corso quando è buon tempo è sempre pieno di giovani, però sono forze, diciamo, forze lavoro e forze intellettuali che non vengono assolutamente sfruttate, vengono lasciate così. Il contadino che vuole per forza il figlio dottore lo fa per conquistare una posizione sociale che fino ad oggi non aveva, cioè di riscattarsi di fronte alla società di quello che gli è mancato. E la campagna non rende più, i prezzi sono quelli che sono, i prezzi del concime, della benzina agricola, dei mezzi meccanici per l'agricoltura aumentano di giorno in giorno. Chi ha un piccolo pezzetto di terra, cioè chi non è un grande proprietario terriero, alla fine di qualsiasi raccolto, no? Tirando le somme si trova in disavanzo. Quindi chiaramente abbandonano questa campagna, perché lavorare, la campagna
come si lavora ancora oggi, come sta strutturato ancora oggi il lavoro della campagna, è un lavoro massacrante, diciamo. Quindi preferiscono un lavoro massacrante in fabbrica, un lavoro massacrante per esempio, non lo so, a Milano, Torino, in Germania, più remunerativo che quello della campagna. Noi assistiamo per esempio a intere famiglie che sono emigrate, cioè hanno lasciato la terra qui a Guardia, se ne sono andati all'estero nei grandi centri industriali. Quei pochi che restano a lavorare la campagna o sono quelli che hanno grosse estensioni di terreno, che si sono fatte grazie acquistando questi terreni incolti, o sono quelle famiglie molto legate alla tradizione, no? Che hanno un piccolo potere di campagna, ormai si sono rassegnati, noi assistiamo a quel fenomeno di rassegnazione passiva, dice vabbè, ce l'ho la campagna, ce l'hanno avuto sempre i miei nonni, i miei padri, ce l'hanno avuto, la mia famiglia ce l'ha avuto sempre, quindi io resto in questo paese a lavorare questa terra anche se non contribuisce. Quanti anni hai tu, Pasquale? Io devo fare 15 anni. Non devi sapere. E che pensi di questo lavoro in campagna? A me mi piace, ma ci sono delle persone, alcuni ragazzi come me, quindi diversamente. Ognuno ha i propri diritti di pensare. E quali pensi siano i motivi per cui alcuni non piace? Beh, noi diciamo la varia, sono sfaticato. Cioè, il lavoro non mi piace. Per fortuna a me... stamattina non mi è piaciuto, sono contento che a me mi piace il lavoro quotidiano, ma sai quando torniamo al lavoro mi piace il Natale, sono contento, cioè sono felice di andare sulle mie proprie forze. E io cerco di aiutare mio padre in qualche posto, dalla mattina presto, acqua, vengo, su, fino alla sera, tardi. Non so se la vita è molto facile. Tu adesso fai la terza media? Ah no, è finita. Hai finito? Sì. A prosegui gli studi? No, a scuola andavo bene, sono una materia, matematica. Andavo bene, ma mio padre ormai ha l'età. La campagna solo non può mandare davanti. Mio fratello continua a studiare, io vado in campagna. Mio padre dice, però io arriverò un giorno. Non ce la farò più, andare avanti e chiederò il vostro aiuto. Beh, speriamo che tutto vada bene. Uno lui ha preso la via dello studio e è entrato via. Qualche strada. Sai che proprio mi piace andare in campagna, sai che non mi piace. E sai che fa una cosa e l'altra. Ma molti come me quando fine terza media sono andati in campagna, capito? Hanno pensato, io studio, tu studi, tutti studiamo e quindi dove andiamo un giorno o l'altro? Allora la campagna ce l'avevo, il lavoro c'era, ce l'ho perché l'ho sviluppato questo benedetto lavoro. I padri sono molto contenti, io intanto vado con loro, ci andiamo a casa, diciamo, io li vedo che prima. Vedevo mio padre quando torna dalla campagna più stanco, invece ora più contento, più sorridente. La vigna è sua? No, è di mio cognato, cioè di una mia sorella, perché la nostra azienda la conduciamo tre fratelli e quindi lavoriamo tutta assieme. È una specie di cooperativa che teniamo in famiglia. Ci
Cioè ognuno ha un pezzo di terra, sì, oppure... Ognuno di noi ha un pezzo di terra di proprietà suo. E comunque nella lavorazione lavoriamo tutti a uno. Così si diminuisce il costo di produzione, noi lo chiamiamo. Applichiamo quel motto che si dice l'unione fa la forza. Thank you.
Dunque, fino adesso ho visto solamente delle immagini, così proprio un ripescaggio, un recupero di certe tradizioni folcloriche del passato, no? Quindi vi siete preoccupati più di questo aspetto e non tanto di quello che oggi come oggi nel paese si vive. Cioè, fino a che punto voi vi proponete di portare avanti questo studio e riprendere certi motivi che sono attuali? Noi non vogliamo privilegiare questi momenti particolari di recupero del folklore, affatto. Questi momenti esistono e quindi noi li documentiamo perché fanno parte della realtà del paese. Noi assolutamente non privilegiamo questi momenti particolari. Non la festa... come problema, diciamo come problema sociale, rispetto ai giovani, rispetto alla gente, il loro comportamento, dico, rispetto a questo qua, non tanto come pesano l'uva, come la raccolgono, eccetera, ma dico come problema nostro. Che viviamo in questo paese, come ci vedete, come cercate di portare avanti il lavoro? Guarda, qui ci sono due cose da dire. Prima di tutto noi abbiamo materiale anche di questo tipo. Abbiamo, ad esempio, un lungo dibattito alla Camera del Lavoro fra braccianti su tutti i problemi, cioè il risvolto così più negativo, più problematico dell'agricoltura, che altrimenti potrebbe sembrare che a Guardia è la terra di Bengodi, no? Guardia è un paese che, dopo tutto, rispetto a altri del Mezzogiorno, non se la passa male, però ci sono dei problemi anche a Guardia. Noi abbiamo documentato anche questi. C'è un dibattito dove ci sono dei braccianti e dei contadini dove si pongono un atteggiamento critico davanti a come viene gestita l'agricoltura a Guardia. Questo per dire che noi anche questi problemi ci interessano e come. Ne avremmo molto di più di quelli che abbiamo se non fosse stato necessario proprio quell'anno famoso di lavoro che dicevamo proprio prima, per raggiungere un certo tipo di confidenza con gli abitanti del paese a tutti i livelli, sia gli anziani che i giovani, per ottenere che certe dichiarazioni ci venissero fatte. Cioè, se noi fossimo andati fino dal primo giorno a chiedere certi dettagli, certi problemi, certi aspetti della vita agli abitanti del paese, ci avrebbero accolto con diffidenza. Effettivamente c'è stata una certa diffidenza, c'è stata fin dal primo giorno cortesia, sì, però hanno voluto giustamente, dopo dei precedenti, non so, critiche sui giornali o altre cose che erano state dette contro gli abitanti di Guardia, c'era un atteggiamento di diffidenza. Ci è voluto quasi un anno per superare questo. Oggi noi siamo in grado di parlare con tutti con una certa un rapporto di fiducia, insomma, speriamo di esserci meritata questa fiducia. Comunque, nei limiti del possibile, abbiamo affrontato anche i problemi che dicevi te, perché ci rendiamo conto che sono fondamentali nella vita del paese. La Democrazia Cristiana non l'ha fatti per 30 anni, perché l'avesse fatto prima. Ma l'opposizione che poteva morire? Ma com'è? Quando viene Gentili parla di una superstrada che viene addirittura fatta dalla parte. Che si poteva fare? Aiutato le persone che la fanno dall'altra parte. Il problema del problema sostanziale è che si qua. Il problema sostanziale è che la gente venne lui a 70 lire, purtroppo. Chi servisco? Ma lasciamo verde che l'autostrada, che la guardia non ci hanno fatto, non ci hanno spartato le migliori. Lasciamo verde che la guardia non c'è un ospedale, lasciamo verde che la guardia non ci sono infrastrutture sociali. La cantina sociale, da chi è re? C'è un gruppo che è monopolistico proprio, guarda che là se mi spartuto fino all'ultimo. È mafia. Vabbè, chi ci sta impiegato in quella cantina sociale? Lo sappiamo benissimo. Chi fa funzionare questa cantina sociale? Lo sappiamo pure benissimo, le scelte che vengono fatte lo sappiamo benissimo. Tant'è che in tutti quanti i consigli di amministrazione che si sono eletti presso la cantina sociale non ce n'è stato uno, che si è presentato là con un programma. Cioè a dire, noi nei prossimi due anni in cui noi stiamo alla direzione della cantina sociale facciamo questo. Tu sei un membro della cantina sociale? La scamba alla giornata. Certo che cosa l'entità economica che tiene un giro di affari di 1,5 miliardi campa alla giornata. E perché non l'ha detto nemmeno in da regina? Su questo non ci sono sante. Uno che sa dirigere un'attività economica come detto che c'ha un giro di... No, non lo sa dirigere, campa alla giornata vuol dire non saper dirigere. Ogni volta che si fa qualcosa di buono, no? E allora ci sono delle persone che a livello personale, diciamo, si interessano e vogliono fare qualcosa di buono e magari sono caratterizzati con un partitano da subito, immediatamente uguale, abuso di potere. Ma tu hai dovuto dire una cosa? Un mese fa c'erano delle ragazze del liceo scientifico, dovevano fare una ricerca sulle cooperative. E sono venuto a domenica,
chissà perché. Stranamente. Dici, ma noi vorremmo sapere statuti, eccetera. Noi abbiamo del materiale, perché chiaramente abbiamo del materiale. Ci hanno fatto vedere, guarda, poi a un certo punto, questo qua se ne vengono. Dici, ma noi mi sono pure da dottore del Verano. Dici, com'è nata la cooperativa La Guardia? No, chi si sa che risposta ci va da? Me l'hanno detto quelle ragazze, io me lo conosco, non sacci chi so, però le conosco. Quando ci veniva a parlare, ci siamo a parlare. Dice, ma sapete com'è nata la cooperativa La Guardia? Qui a qua, la cantina sociale, sapete com'è nata? Io una notte ho sognato, che doveva nascere una cooperativa, mi sono svegliato la mattina. Ma le proposte le fanno tutti, ma le azioni no. Le proposte sì vanno fatte, ma queste proposte che vengono fatte, se venissero azionate, si vedesse il prodotto. No, sono promesse in vano, si dice, promesse negate. Che cosa si può fare? Quindi noi siamo l'unica classe, non guardare in faccia da nessuno. Ma voi avete l'arma delle elezioni, no? L'arma delle elezioni, questa è un'altra opera che fanno anche bene. Vanno a creare 100 qualità di nomi per questa elezione, poi per riunirsi alle Camere e fanno un solo comando. Questa è un'arma che noi possiamo usarla, ma come? Dovrebbe essere arma direttamente, faccio parlare all'impronta. La mattina diamo le cassette ai contadini, le vanno a raccogliere, poi c'è qualcuno che ce le porta loro, noi le andiamo a prendere noi con i mezzi nostri, come qua le pesiamo, facciamo la bolletta, mettiamo i prezzi. Cioè i prezzi come vengono messi? I prezzi, non so, quelle che ci mandano i fabbricanti, no? È il fabbricante allora? Che ci dà i prezzi a noi, noi diamo i prezzi alla campagna. Poi loro ci danno una percentuale che c'è dei trasporti e la lavorazione nostra ci danno, le mettiamo in fabbrica. Ci danno, non so, 1.500, non so, a quintale di provvigione a noi altri. Quindi il prezzo dipende soltanto dal fabbricante, non si può discutere? No, quello che mettono loro, quello è. Il prezzo dei fabbricanti, quello è per tutta la zona, non so, perché i fabbricanti sanno com'è il mercato nazionale, internazionale, non so, quello che è.
se non so il tempo mantiene buono che la roba non si guasta, i prezzi sono sempre lo stesso. Poi se la roba si spacca, diciamo così, si guasta, i prezzi scendono. Ieri sera siamo andati a scaricare, no, stamattina, e hanno visto la roba, no? E la roba dice, questa per oggi dovete comprare a questo prezzo, perché la roba non si presenta pure. $1.92 4 e mezzo. No, mo. Mo, ah, mo, sette gabbiette. Una buona, no? Comunque, solo ci danno il tre. Sette gabbiette. 14. E il panoro? No, era elevato il panoro, perché stava mietto chi di più. Quella, in giro. Allora, a 200 lire. E perché non ti ho detto tutto? Che è 50. E sono buono. Spaccato, c'è una mangura spaccato. Non è da un che la devo proprio poter male. Ne? A dove è me c'è là? Chi l'ha detto? Se l'ha accato oggi a 2 e mezzo. E se l'è mandato a, come si chiama, l'anno? E ne ho chi la mia ce l'ha detta a noi, a 2 e mezzo, 150 che le spacca. Francesco, chi è che sta qui per là? Che so chiacchiere che sto dicendo, signore. Insomma, perché qua io la messo a rompere la capa. A ieri portavo la monnezza qua. E se la volavo, non lo dovete dire questo, signore. Io ci dici che non la volevo proprio. Poi stamattina mi faccio una propaganda a poco. Ma quando la chiappa faccio tu? Devo andare. Andiamo, c'è? Ma non andate per le domande, la dica, sì, che è una discussione. Praticamente il contadino non ha nessun diritto di contrattazione. Deve accettare il prezzo e non fa contrattazione. Beh, ma aspettare il prezzo dei pesci là. Così passivamente subisce. Lo so, la balena, o pesce rosso, ma non pesce lì. Domani mattina, cosa darà anche a 500? Oppure a 100? Quelli di domani subiscono le conseguenze della qualità di oggi. Se per esempio oggi portano le ciliegie di qualità cattiva e domani il contadino porta quelle di qualità buona, subisce il prezzo di quelle di oggi che hanno fatto. Quelle cattive. È giusto. Sì, non è giusto, ma così è. Insomma, perché le ciliegie escono da qui a 200 lire e arrivano al mercato a 600? Beh, la vanno a mandare a chi che sta a Roma, a Montecitorio. Oggi quanto avete fatto? 2 quintali circa? 2 quintali oggi. Quindi a 200 lire... Una da miele. A 3 per su, diviso 3 quante sono? Meno le spese. Diviso 3, se mi sta, alla parella. O guarda pure che state là. Dai, dai. Dai, dai, ci diamo, eh? Da questo viene fuori il problema, che il contadino lavora per produrre, poi alla fine il suo prodotto viene pagato poco, con tutte le spese, non e poi sul mercato il prodotto viene immesso a prezzo abbastanza elevato, insomma, che non viene neanche consumato. È la disfunzione che esiste tra, cioè il passaggio, la intermediazione che passa tra chi che vende e chi che accatta. Chi è il problema, per esempio, che effettivamente è molto semplice. La proprietà resta sempre questa una cosa. Che chi le sono grandi aziende, ma tu vieni da Lucia là sotto, no? Chi le fanno 12.000 quintali ad ora? Fanno operare 6.000 lire al giorno, parliamo, no? 6.000 lire, scuola, prima le cose, no? Sì. Paga 6.000 lire. Sì. Ma a chi le fanno quintali ad ora? Tanto per dire una cosa, cos'è? Ci va di spesata 2.000 lire vicini, ci va anche 3.000 lire, a 5.000 lire. Tu, la campagna che tieni tu, ci spende che le ci spende, tu non ci guadagni niente, perché se un po' non mi dice fai 30 quintali d'oro. Chi ci fa 100, chi lo guadagna sempre guadagna. L'operaio è quello che va sempre malamente. Ma nel portatore diretto a via Cattà, benzina, brava, no? E dai fuori la mattina. 500 la mattina più in fuori.
c'è lì che consuma io non vuole. Lasciamo perdere la mangiare perché si può che sta la spazza. Si segna tutto cosa, segna. Alla fine dell'anno, quando va a raccoglierla? Non ha guadagnato manco 500 lire. Non ha guadagnato. Non ci resta niente. Le cose più essenziali è tra il commercio, tra il prodotto e il commercio, e tra il commerciante che noi compriamo. Queste sono le ricatte che ci fanno a noi. Perlomeno per me così laggiù. La speculazione forte. Nell'entrata c'è una speculazione forte. Nell'uscita è altrettanto. Insomma, noi ci mandiamo uno come diceva la buona Mediano. Cristo ti pigliava per esempio qua, no? E con una mano ti sollevava. Come arrivava per esempio in altezza, ti chiamava una schiaffa e tornava avanti io. E subito con la mano ti riprendeva, no? E questo fanno i commercianti. Sia nell'entrata che nell'uscita. Questa è una cosa che si dovrebbe per esempio metterci a sì. Tu per tutta quella gente che se ne aiuta dalla terra, tu oggi pure a chi le dai loro, tu riviste d'oro, te lasci i capelli, fino all'ognere pietra, e chi le là entra la terra non ci torna più. La ragione è sempre quella però. La prima cosa è l'insicurezza. Che a te tu non tieni nessuna garanzia. Cioè, ma io del la prima, no? Seconda cosa, perché tu vivacchi non vivi. Tu vivacchi non vivi. Perché se. Tu, a me per esempio, no? Voi le sapete, ci state in Germania, in Olanda, a Milano, insomma, la girata da mezzo l'Europa. E non cambia niente, l'agricoltore lo faccio volentieri, però. Lo faccio sfiduciato, lo faccio che non volesse fa chiudere, è già arrivata nei damaggi, per me. Ma perché sempre sì, va a patica, però quando arriva la sera, sai che mi portate 10 o 15 mila lire, io me lo posso consumare. Dove mi posso far passare sfizio, a me non mi interessa quello che faccio. Ma se non lo fai volentieri, perché ti privi delle ferie, ti privi delle vestite, vai scassare vestito, vai in malamente, questo è il problema. Se tu preferesti per esempio che tu vai fuori, però ti fai due o tre visite all'anno, estivi, invernale, autunnale, come se lo fanno tante e tante, preferesti andare in ferie, facessi una vita normale, vedi che non preferesti niente incontrare. Però qua, dicimo la realtà, dicimela tra noi, lasciamo stare strani, diciamo tra noi, ma se sapono una faccia di una festa. Ma se sapono una faccia di una festa, io dal mese di settembre ne ho state due domeniche a casa. Ma se sapono una festa, ne. Quante chiove? Ma quante chiove? Perché che ti ingoccia in che non ti puoi ammettere sotto là. Pure che ti metti in impermeabile, pure che ti accappucci bu, però le mani stanno sempre da fuori, le umatici per più. La salute domenica a destra. Perché se tira, quando va a fare alle 5, è già la sale alle 4 la sera, ma cerchiamo di fare poco fino alle 5, alle 6, apposta non ti basta 12 ore, 14 ore. Arriva la sera, mangia alle 8, e te vai a mettere come una maiale, per esempio all'ingrasso, no? Alle 8 mangia, alle 9 te vai a mettere a letto, insomma, così. Ma ci a cattare i giornali vecchi, ogni tanto faccio la spesa di giornali vecchi. Ma naturalmente se mi volesse leggere la rivista oppure il quotidiano, come fai a mettere legge? E così non poco di roba vecchia, arrangi, ma malgrado a questo che vedo 200.000 di questo, nel periodo. E quando ora fa di nel periodo che tu accatte farcine, nel periodo che tu accatte tutte cucine, eccetera, eccetera. E vedi che a meno di 200.000 di questo a casa tua, come a casa mia, non esce. Perché me la giù? Me la giudi indubbiamente, perché quando stavo a casa mi aveva accatto sempre dove tre sigarette alla volta. Punto primo. Un pochettino posso pagare per spirito d'avventura, però la cosa principale è tiene che sempre che la 200 nella domenica, con 4-5 sigarette, vicino quando già sceva praticamente, vedevo rata sceva con la motocicletta e tu non vedevi sceva anche con la bicicletta, e tutte queste sono le ragioni. Ci muore il problema, là si stava veramente buoni. Cioè, dice perché te ne sono venuti? Va buono, un poco forse l'attaccamento della terra, un poco l'attaccamento della famiglia, che se. Insomma, un complesso di cose che uno a un certo punto se ne è venuto. Ma fatte come si campava là. Ringrazio il patratello che sceglie, perché almeno ho visto un poco come vivono gli altri. E ci hai visto qui almeno che li vedi che ci stanno là. Che se.
la Sicilia diventa una tomba di gendarmi, banditi e ladroni. Ecco allora che i tre lazzaroni in quel torbido vanno a pescare. Primo maggio, gran giorno di festa, ci son donne, vecchi e bambini. I banditi tra quei contadini una strage incominciano a fare. Il guadagno che è poco, se non che non ci siamo abituati, ci abbiamo nati, ma quindi nella campagna non ci si fa duro il lavoro. E praticamente è faticoso però. Beh, insomma, non è tanto faticoso, perché tanto a mezzo che ci stanno, mezzo agricola adesso, non è come il tempo di una volta che è tanto lavoro, a lavorare a mano. Sempre che ci stiamo a disagio, stiamo soggetti all'aria, mo fanno le grandinate, mo fanno questo, mo che. E sempre là stanno, al guadagno che è poco, eh? Tutto aumenta, la roba nostra non aumenta niente, teniamo l'olio e non aumenta, più diminuisce che ne hai, il vino è lo stesso, e questa la siamo mal incamminati. Ma purtroppo, avevamo addoi. E non potete aumentare i prezzi come fanno gli altri? Michele paga, mica dice così, ne cose, dice, ma gli sa, mi dice, se me lo vuoi dare, me lo dai, io se non capisco, se ne vanno, e chi lo dà? Ma allora qual è l'avvenire della campagna? Bisogna rimanere sulla campagna o bisogna andare via? Ma noi oramai già tengo quasi 40 anni, teniamo la famiglia, se devono svolgere loro una vita differente, ma se no io adoia. Tengo 4 figli, chi va alla scuola, chi tengo un piccolino che va ancora nel trasuta alla scuola, tiene 6 anni. E tengo il primo che fa il terzo professionale, quando c'è da venire aiutare per la campagna ci viene aiutare. Quando va a scuola, mo sta facendo il corso pure come fotografo. Quindi ci si arrangia la meglio che si può. Tengo 2 ragazzini che una va ancora alla prima media, è nata e fatta la terza media, e che se la vita. Ma che può fare? Aiutano a fare qualche piccolo servizietto, ma comunque io e mio marito ce la si malvolge la vita di gamba. Ma quando saranno grandi continueranno il lavoro vostro o andranno in città? Beh, ci sta tutta l'intenzione di far cambiare propriamente, perché non ci sta nessun guadagno, quando vedi che ognuno tiene più un poco svago, si può pigliare un poco di ferie, noi non cambiamo niente, solo la terra, casa e terra, che se la vita abbiamo che fa sempre con la terra. Passando del tempo, l'umidità che noi prendiamo nella campagna, arrivare a una certa età si prende i dolori, i reumatismi, le altre malattie. Sì, veramente viviamo nella campagna perché siamo all'aria aperta, però noi affrontiamo tante di queste cose, dei reumatismi, dei dolori, insomma devo finire che ci dobbiamo ritirare piano piano dal lavoro, che non possiamo più lavorare. Perché il lavoro è un po' troppo, dei sudori, dell'umidità, di tutte queste cose che noi usiamo, anche col freddo, con le piogge, la campagna, beh, purtroppo noi respiriamo aria pura, ma affrontiamo tutti questi pericoli. Certamente arriva un'età, non si può lavorare più, e ne soffre dei reumatismi, dei dolori. Secondo me, visto che prima hai detto che tipo di lavoro si potrebbe ancora fare, mi pare che quello che manca è il rapporto che esiste fra i giovani e le ragazze, non è stato affrontato minimamente e secondo me è anche un fatto molto importante questo. È vero, e ti rispondo subito, è uno degli argomenti in programma, noi abbiamo una serie di argomenti che ci siamo resi conto che sono importanti, li abbiamo in programma, tu hai toccato uno dei più importanti e ti renderai conto anche che è uno dei più difficili, nel senso che richiede un grosso rapporto di comunicativa, di cordialità e di fiducia. Ecco, sarà uno degli argomenti che noi affronteremo in quest'ultima fase del lavoro in cui possiamo affrontare questi argomenti. Cioè, ti dovrebbe mettere il guinzaglio, allora voi siete predestinati a stare in cucina. La vostra vita è stare in cucina. Sì. Ah, sì. Tu dici a questa mamma, oggi è domenica, mi voglio fare una passeggiata.
E adesso dice, vabbè, però fatela per 5 minuti dopo è stata. 5 minuti, tu benissimo, te ne attorno dopo casomai, 10 minuti e trova la scusa. Però tua madre è convinta che la scusa che hai trovato è giusta. No. Ma se tu la vinci e tua madre è contenta. Ma no, no! Dipende, tutto quello che dicono sta gioventù, è un po' che è cambiato, perché è un po' che i genitori che parlano così stanno arretrati, però tutta la libertà e splicchinari che vanno godendo, parlando a termine paesane, manco tanta cosa, manco è giusto. Perché quando uno dice così, sì, ah, esce, quando uno non fa niente del male, che parla col giorno, e che le cose la mette pure lì, che vanno godendo, dice così, che non c'è da stare la cosa, ma quando avevamo signorini, no, ma quando avevamo signorini noi, già ci stava tutta una cosa. Vabbè, signori, in quanto a caso mai eravate signorini voi, andavate a pia l'acqua di continuo, ogni mezz'ora c'era a pia l'acqua. Sì, no, perché no, è vero, cioè, ci vogliono chiudere. Io sono un anziano, non è qua la loro, però io sono nel parere vostro, soprattutto, dando la libertà alle signorine, è bene, io non lo metto in questione, però l'ambiente guardiese è costruito su una moralità che, dando la libertà alle signorine, si crea una critica pubblica, sei figli, ma la mani in giro, quelle sei, normalmente come siete voi, però si crea una critica in se stessa, com'è che ha troppa libertà che dall'anno? Il paese, quello è l'ambiente, quello è l'ambiente. Che la critica, non c'è da sta! Sempre l'ha creato voi stessi. No, che sono che senza lo va? La gente, dove se la metto sotto la pietra? Guarda, quello, c'è un punto che vi create una critica voi stessi. Quando vi unite a 4-5 persone, il sorrisino è sospetto. E quella c'è una cosa mirabile. Camminando serio, senza quel sorriso, quella pubblicità che voi facete quando si intende quando state riuniti, che passate tra di voi, quello dà un sospetto alla gioventù uomo maschile. Dà un sospetto. Mentre camminando con serietà, quando vi trovate in occasione che vostro padre vi passa per Nanzi, se no, e vi potete camminare con serietà. Chi la volta precedente lo manna con molta più libertà. Voi dite così, ma quante mai c'è stata data questa libertà, donna? Potete dire se è così o no, mai c'è stata data. La donna si sa controllare quando si vuole controllare, e quando non si vuole controllare non si può controllare. E la gente che tu non sei da strafotto, se non sei strafotto della gente, come fai? Dici, beh, guarda, io non ho una perché che le lamme guardano con cosa così. No, tu te ne sei da strafotto, quando te ne sei strafottuto, bello buono, dice, guarda, io per me posso fare quello che voglio, io, perché io, a quella là, che la gente là, ma non importa, pure che non lo voglio sapere. Guardi, è costruita su una moralità cristiana, che quando si crea la pubblicità non fa parte più di moralità. Prego, Giuseppe. Oh, vorrei dire una cosa, no, non sono d'accordo col discorso tuo, perché? Perché tu l'hai impostato solamente sul fatto della gente oppure di dare la libertà o meno ai figli. Insomma, il punto è questo. Noi giovani, insomma, ce ne freghiamo altamente della gente. Oppure, secondo me, è il genitore che già conosce il figlio. Quindi non si tratta più o meno di dare la libertà, si tratta solamente di capire le esigenze di certi giovani. Qua non è che la figlia deve uscire perché poi chissà che fa, insomma. Cioè, è il genitore già che conosce la figlia perché si è cresciuta nell'ambiente. Allora lui è già sicuro di se stesso, no? Della figlia. E poi non è, parliamoci chiaro, insomma, se uno deve uscire per subirsi le critiche della gente, se noi non usciamo da questa realtà così formata, è chiaro che non cambieremo mai. Tutto questo, però vorrei dire una cosa, ecco, stasera qui a che cosa è andato a finire? La gente si è vista il film e se n'è andato, no? Ecco, noi chiamiamo in causa le ragazze e anche, bene o male, non hanno a conoscenza neanche i loro problemi. Perché è chiaro, no? Tu ti trovi in una realtà così. Non so, ci sta una conferenza femminile al cinema, no? E vedi, le ragazze si contavano sulla punta delle dita. Non so, uno, due, tre. Massimo erano quattro, cinque, così. Invece, ecco, vai a vedere dopo, non so, una processione. Prendiamo in esempio una processione. Non per entrare in polemica. Però tu trovi migliaia di ragazze lì dietro. Ecco, come se fosse più interessante quello che, non so, conoscere i propri problemi. Di qua, sei, metti di mossa. Proviamo.
Hai la manina,